Bentornati a TG1 Persone. Si può far vivere una casa editrice in una realtà di frontiera come il quartiere Scampia di Napoli? Oggi, seppur fra comprensibili difficoltà, ciò è possibile. Lo dimostra la storia di un gruppo di giovani che proprio a Scampia assicura la continuità ad un nobile marchio editoriale del capoluogo campano, tenendo aperto uno sportello della speranza per ragazzi di strada, ex detenuti e abitanti del quartiere. Rosario Esposito La Rossa vanta un curioso primato. Da giovane scrittore ansioso di pubblicare il primo libro, 7 anni fa si è trasformato in editore, senza particolari fatiche per la verità. Ha semplicemente ricevuto in regalo una casa editrice, la Marotta e Cafiero, all'epoca prossima alla chiusura per legittima decisione dei proprietari. Il 6 novembre del 2004 ai Sette Palazzi di Scampia è stato ucciso mio cugino Antonio Landieri. Era un ragazzo disabile di 25 anni che fu ucciso durante la faida tra gli scissionisti e Di Lauro. Noi scrivemmo un libro per ricordare Antonio, per far sì che venisse conosciuto come una vittima innocente di Camorra. Questo libro fu pubblicato dalla Marotta e Cafiero Editori e da lì, dal momento in cui abbiamo conosciuto questa casa editrice, che ci siamo innamorati del mondo dell'editoria. Ricordo ancora gli assessori di turno che dicevano: chiuderete dopo qualche mese perché qui non legge nessuno, questo è il quartiere col più alto tasso di analfabetizzazione del sud Italia. Sono passati 7 anni, abbiamo pubblicato 88 libri e per il 5° anno consecutivo andiamo al Salone del Libro di Torino. Quando tenevo 20 anni che non c'esteva niente, e non faticava, non gli va a scuola, niente, non faceva niente, perché in capo a me non teneva niente a fare. Un bello giorno un compagno mi dice: Totò, tu vuoi buscare una cosa di sorte? E lui risponde: come no? Come fa? Niente, mi accompagna a una parte. 5 minuti e venimo. Tronco 500 euro. 500 euro. E come fa? Ma ci rirà uno. Bravo. Come hai fatto a capire? Rosario veniva nel carcere a promuovere un libro. Stava facendo una cosa bella per Scampia, mentre io invece ero lì e scontavo la mia pena. Mi ha dato quella grinta, mi ha dato quel senso di riscatto, facendomi credere che lui comunque mi credeva, mi ascoltava. Sì, qualcuno mi ha detto che una speranza c'è stata, pure qua, proprio attorno a me. Oggi forse stessa ancora a casa mia. Quando vengono i ragazzi qui, io gli racconto... Io racconto un po' della mia storia, gli racconto che anche io avevo le mancanze, le stesse sensazioni che provavano loro. Io, se posso con la mia esperienza raccontare che tutto quello che si vede, tutto quello che ci affascina, non vale la nostra libertà. Al degrado si può reagire anche con la fantasia ed ecco una casa editrice che stampa solo su carta riciclata, esibendo certificati antipizzo. E gli autori? Il più delle volte scelti nel mondo delle battaglie civili, come Mina Welby, moglie di Pier Giorgio, morto nel 2006 dopo una lunga battaglia per il diritto all'autodeterminazione del malato. Rosario, sì, è una persona molto coraggiosa. Tutte le persone intorno a lui lavorano veramente per la cultura. E lì io credo che lui aiuti davvero a crescere una nuova generazione di giovani. Ci trovo in Dorio, non mi sento buono, mamma, come succede? Scampia è molto cambiata negli ultimi 10 anni. 10 anni fa non avremmo potuto fare questa intervista con così tanta tranquillità in questo luogo. Al posto delle 21 piazze di spaccio, oggi ci sono presidi culturali, la scuola calcio Arci Scampia, il centro territoriale Mammut. Ci trovo in Dorio. Mi sento buono, mamma, che mi succede?